Perché una società vada bene, si muova nel progresso, nell'esaltazione dei valori della famiglia, dello spirito, del bene, dell'amicizia, perché prosperi senza contrasti tra i vari consociati, per avviarsi serena nel cammino verso un domani migliore, basta che ognuno faccia il proprio dovere. Ben ritrovati cari telespettatori e care telespettatrici, il coraggio di ogni giorno è anche quello dei sindaci, lo stiamo raccontando dalla prima puntata delle pillole del coraggio di ogni giorno e oggi abbiamo in collegamento con noi Michele Biceglia, sindaco del comune di Macchinata in provincia di Foggia. Grazie Michele per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi e buon pomeriggio a chi ci ascolta e chi ci sta seguendo. Allora Michele, tu sei sindaco del comune di Macchinata dal 2020, dopo un periodo che è stato quello dello scioglimento del Consiglio Comunale per infiltrazioni mafiose. Non sei un politico, non hai avuto carriera politica, però ti sei prestato a questa causa, ti sei prestato a dare il tuo impegno quotidiano per la tua comunità. Qual è la responsabilità che ha oggi un sindaco dopo quello che è stato il passato per quel comune? La responsabilità di, come ben hai detto tu, quella di un amministratore locale che prova a cambiare la narrazione del proprio territorio. Vedi, tu sei un garganico come me, il nostro è un territorio avversato da una narrazione appunto che l'ha visto condannato per troppo tempo ad una come dire, ad una condizione che in qualche modo ne ha avversato anche le prospettive di sviluppo. E allora quando abbiamo scelto, non solo io, ma tutti i miei collaboratori che oggi fanno parte di questa squadra di governo, quando abbiamo scelto di impegnarci per la nostra comunità, l'abbiamo fatto consapevoli di andare incontro ad un percorso complesso, complicato, difficile, ma altrettanto pieno di gratificazioni e soddisfazioni che ci rinvengono dall'entusiasmo dei cittadini che con la nostra stagione stanno vedendo come una comunità possa ritornare ad essere raccontata così come merita. Michele, la Chiesa e la fede sono stati anche molto importanti nel tuo percorso, anche prima delle elezioni a sindaco del comune di Macchinata. Due preti, due sacerdoti direi in particolare, il primo Don Luigi Ciotti, grazie al quale con un gruppo nel quale anche tu hai fatto parte avete portato a Macchinata un presidio di libera. È stato uno diciamo, dei primi presidi della provincia di Foggia e il secondo, Don Luca Santoro, parroco di Macchinata, vicario generale anche della nostra diocesi, che in qualche modo ha anche guidato, ecco, illuminato il tuo cammino. Qual è l'importanza che la fede ha avuto nel tuo cammino prima e qual è l'importanza che ha oggi? Guarda, hai citato due persone molto, molto importanti per il mio percorso di vita, importanti soprattutto per la loro capacità di rimanere discreti e soprattutto di lasciare libero me e i miei collaboratori di intraprendere questa straordinaria avventura di emancipazione della nostra comunità. Io credo che la grandezza della Chiesa di Papa Francesco e dei suoi interpreti stia proprio in questo modo di accompagnare i fedeli e le comunità a diventare coautori di un percorso comune. Don Luigi ce lo insegna ormai da tempo con l'esperienza come dire, di lotta alle mafie con tutta quanta la straordinaria esperienza di Libera. Don Luca Santoro ha avuto nel nostro percorso un ruolo di sostegno e di entusiasmo partecipato quando nel 2018 abbiamo avuto questa sana idea di coinvolgere la città
in questa vicenda che poi ha trovato il nome di pacificazione, con l'idea ambiziosa appunto di pacificare gli animi, pacificare tutto quanto era diventato conflitto dopo una vicenda comunque dolorosa che aveva interessato il nostro comune. E con quell'entusiasmo e con quella umiltà noi ci siamo posti in maniera costruttiva di fronte a quello che poi è diventato il risultato di oggi, ossia avere la responsabilità di amministrare questo comune. All'inizio noi non eravamo partiti assolutamente con questa intenzione, a noi interessava in qualche modo elaborare questo lutto senza addossare colpe e responsabilità a nessuno, ma interrogandoci su quello che effettivamente aveva interessato Mattinata e i comuni limitrofi, come le straordinarie esperienze che Monte Sant'Angelo sta ancora vivendo con l'amministrazione di Pierpaolo D'Arienzo, come quella di Bieste con Giuseppe Nobiletti, o San Marco in Lamis con Michele Merla e con tutto il Gargano che sta cercando finalmente, e credo ci stia anche riuscendo, devo dire, perché mai come adesso c'è una concomitanza di interessi tra i sindaci del nostro territorio a voler emancipare finalmente il Gargano e raccontarlo non come terra di mafie, ma come terra di opportunità, come terra di riappacificazione tra le comunità, e candidandolo ad essere quel territorio straordinario non solo di bellezze ma anche di empatie che il buon Dio ci ha donato e che noi abbiamo il dovere di tutelare e di raccontare come merita, appunto. Grazie Michele. Infine, voi avete anche restituito alla collettività un bene pubblico, l'avete chiamato Foro della Legalità, lo vediamo anche in queste immagini che ci manda la regia, partecipò anche il nostro arcivescovo alla cerimonia di inaugurazione, eccolo, di questo faro. Qual è la luce che oggi guida i passi del Michele Bicilia che indossa la fascia tricolore? È la stessa luce, della pazienza e dell'entusiasmo. L'esercizio sistemico che con me fanno i miei assessori, tutti i consiglieri, che lavorano alacremente, ognuno per il suo, al bene di questa comunità. Ma come ho detto, ad una comunità più grande che è il Gargano. Perché tutto assieme, ecco qui voglio parafrasare le parole del nostro arcivescovo di Padre Franco, quando ci chiama tutti al nostro amato Gargano. In una delle sue pubblicazioni, Padre Franco, ci invita a ritornare ad essere protagonisti di questo territorio, assumendoci tutte le responsabilità che non sono carichi e basta, ma sono pesi da portare con entusiasmo, con responsabilità, con la logica che non deve mai tradire il mandato che ci è stato dato dagli elettori, ossia quello di ritornare ad essere la comunità che siamo sempre stati e che con coraggio deve continuare ad emanciparsi da tutto quanto è stata cattiva narrazione ed esercizio purtroppo preordinato e pregiudicante del malaffare. Grazie Michele Bicilia, grazie al sindaco di Mattinata per essere stato con noi, grazie per questa preziosa testimonianza e noi vi diamo appuntamento alla prossima pillola del coraggio di ogni giorno. Grazie a voi. Credo ancora profondamente nel lavoro che faccio, so che è necessario che lo faccia, so che è necessario che lo facciano tanti altri assieme a me e so anche che tutti noi abbiamo il dovere morale di continuarlo a fare senza lasciarci condizionare.